Salve a tutti, buon tutto. Allora voglio fare questo, questo podcast per parlare dell'epilessia e della poca sensibilizzazione che c'è dappertutto, in, da, da tutte le parti del mondo, d'Italia. Allora, praticamente succede che ho notato che, che in tv nei telegiornali o sui social, o in qualche programma televisivo che parla di malattie, si parla poco dell'epilessia, proprio di rado, anzi, proprio quasi niente, quasi nulla. In più, ho notato che i medici di base, o anche i medici in generale, eh, si richiede un'informazione sull'epilessia per uno strumento che può servire per alleviare dolori articolari muscolari, così e così via, non sanno dare una risposta se va bene o non va bene quel tale strumento eh, per gli epilettici. Lo vedo sui social, sta cosa. Eh, che magari chiedo un'informazione vedo uno strumento che magari può essere utile per i miei dolori e, e mi viene risposto all'informazione se io se gli, gli epilettici possono usarlo mi viene risposto chieda al medico di famiglia allora ma a volte i medici di famiglia ti rispondono che non lo sanno che non lo sanno allora chi devi andare a cercare a una fisiatra, a un ortopedico o a una fisioterapista devi andare a cercare. E questo non va bene. Questo non va bene perché un medico di famiglia deve essere aggiornato, specializzato anche a sapere queste cose. Vanno fatte. Va fatto qualche corso di formazione ai medici, ma a tutti i tipi di medici, non solo a chi fa il neurologo, ma a tutti i tipi di medici. Va fatto anche questo corso: questo, questo corso di formazione. Se, se si può fare, è una proposta che faccio in questo podcast, per eh, dare eh, le risposte adatte a una persona che è epilettica o ex epilettica che magari soffre di dolori articolari e muscolari perché, gente, le persone epilettiche o ex epilettiche sono persone normali come voi, anche se hanno questa disabilità. Ma siamo normali, normali, non è che vedete fisicamente. Che siamo epilettici ma si vede a volte si vede anche fisicamente però eh? perché ci sudano le mani perché eh, magari eh, abbiamo qualche crisi io no perché ormai sono guarita però però mi potrebbe riprendere con questi strumenti che da come ho sentito in giro qualche strumento non lo posso usare per esempio il laser la laser terapia questa mi sono informata e mi hanno saputo rispondere che non, non, posso, far, non posso farla come la tecaterapia e le terapie che si usa le cose elettriche però non so se altre terapie ci sono alternative oltre l'ultrasuoni che ho sentito che molto raramente lo posso fare l'ultrasuono, ma è l'unica cosa che posso fare. Ecco, però non neanche non è neanche tanto adatto, insomma, mi è stato detto. Però qualcosa fa. Però se, se ci fosse qualche terapia che si può fare a casa, eh, tranquillamente, eh, per questi disturbi articolari e muscolari, che ha un ex epilettica o un epilettico sarebbe bello sarebbe sapere avere un elenco degli strumenti che un ex epilettico o un epilettico può usare per, non, per alleviare un po i dolori perché non è che ci possiamo sempre imbottire di medicine di antinfiammatori antidolorifici oppure pomate cioè per far passare i dolori ma meno creare qualcosa io dico a chi è medico creare qualcosa adatto per per gli epilettici e ex epilettici che non ci può far male che in qualsiasi parte del corpo anche la, qui eh, oppure qui o qui da tutte le parti del corpo che non ci fa male, create qualcosa anche per noi perché dovete creare sempre le cose per le altre persone che non soffrono di epilessia. Ecco, questa è anche la troppo poca sensibilizzazione. Ecco, sembra che gli epilettici siano invalidi di serie B. Ecco. Perché si parla sempre di altri tipi di disabilità, ma non si parla dell'epilessia. C'è poca informazione dappertutto: poca informazione. Una volta c'erano 30 ore per la vita di programma sulla Rai, che si seguiva, in, adesso non mi ricordo in che periodo, mm. e si donava, si facevano pure donazioni, parlavano anche del degli, epi, degli epilettici dell'epilessia quando ero piccola adesso perché non lo fanno più perché non si fa più un programma così dove si parla si sensibilizza di tutte le malattie ma anche dell'epilessia perché se la gente continuerà a prendere in giro a bullizzare a non fidarsi delle persone epilettiche soprattutto a isolarci alle persone epilettiche e non va bene, e non va bene, non va proprio bene. Perché le persone epilettiche, fisicamente, oltre al sudore delle mani o ad avere le convulsioni, eh, gli fanno male le mani quando scrivono troppo. Almeno da piccola mi succedeva questo. Adesso non, non tanto più e a volte le mani sì, a volte ogni tanto mi fanno male se scrivo troppo, beh ma io adesso anche perché uso troppo il computer troppo il cellulare, quindi non è questione di epilessia però da piccola, quando scrivevo con la penna a scuola che facevo i dettati mi ricordo che mi sudavano le mani mi facevano male le mani rimanevo indietro e avevo queste difficoltà oppure anche a fare i calcoli quella ce l'ho ancora di difficoltà a fare i calcoli quella proprio me la porterò in tutta la, per tutta la vita perché se non c'è una calcolatrice io i calcoli a mente te saluto cioè come come non ricordarmi una volta mi ricordavo i numeri di telefono l'email e adesso invece non mi ricordo più queste cose, se non me li scrivo come appunto, non mi ricordo gli indirizzi pure delle persone dove abitano per mandare le cartoline, me li devo scrivere. Una volta me li ricordavo a memoria. Pensate un po', adesso non più, sarà una traccia di quando avevo l'epilessia. Eh, lascia queste tracce d'epilessia, eh? lascia come gli attacchi di panico ogni tanto, come l'ansia, essere ansiosi. Eh, io sono tutto ciò, ecco qua. Questo è il mio podcast sull'epilessia. Spero di avere tante visualizzazioni di tante condivisioni. Ecco pure. E di tante iscrizioni sul mio canale YouTube. Solo se vi mostrate con la foto del proprio volto nel profilo e nome e cognome sulla chiocciolina e sotto la chiocciolina con l'anno di nascita e l'età. Ecco, chiedo solamente questo perché se no non parlo con, alt con altre persone, elimino i commenti se mi commentate che non avete i requisiti che. Che voglio io anche questo è un problema mio di disabilità cognitiva eh, si chiama l'epilessia è una disabilità cognitiva come categoria quindi faccio difficoltà anche a ricordare le persone con nickname con gli user con neanche mi ricordo le foto o l'immagine che avete se non avete una foto del proprio volto nel profilo faccio proprio difficoltà ecco non lo faccio apposta è proprio io che faccio difficoltà proprio per questo motivo perché un'altra traccia dell'epilessia è questa eh. ciao a tutti